Ciao ragazzi ed eccoci qua ritornati in un nuovo test. Era da tanto che non portavo un test diverso, un test divertente, un test carino e boh, non lo so, un altro aggettivo che lo descrive: fantastico, incredibile, meraviglioso, vabbè, lo sapete voi. Comunque siamo in questo test dell'eroe. Quanto sei coraggioso? Quindi ragazzi, in teoria ci trasformiamo in un ipotetico cavaliere, tra virgolette, non lo so. Comunque, prima di iniziare, direi di andarci a leggere la descrizione di questo test. Quindi andiamo con il test. Ovviamente preciso che questo test è un test molto molto goliardico, quindi farò delle risposte così, un po' basate sulla realtà, un po' boh alla random, ma comunque andiamo a vedere la descrizione. L'eroe è una figura mitica, dotato di eccezionali virtù, a cui la comunità attribuisce spesso imprese prodigiose. E tu hai mai desiderato essere un eroe? Oppure un'eroina? Magari anche solo nel tuo immaginario? Emulando le gesta del protagonista di un film, libro o videogioco? Ovviamente ragazzi, nell'infanzia chiunque voleva essere qualcuno di importante. Comunque, ebbene, in questo test interpreterai le gesta di un eroe impegnato a salvare la vita ad una principessa rapita, superando difficoltà e imprevisti. Quindi sì ragazzi, effettivamente non so se siamo degli schiavi o cavalieri, ma io penso che cavalieri con questa immagine. Ma comunque, in modo variegato, in un contesto medioevale. Analizzando le risposte fornite proveremo a individuare alcuni fattori importanti della tua personalità connessi al modo di affrontare le difficoltà che ci presenta la vita. Il test è composto da 9 domande. Ok, siamo pronti e direi di andare a fare la prima domanda. Che poi 9 domande sinceramente sono anche poche. Però iniziamo con la prima domanda. Ah, vedi che bel re. Un re messo proprio alla grande. Allora, vieni convocato dal re per salvare la principessa rapita. Con quali parole ti viene affidata la missione? Confido in te, spero che non mi deluderai o se fallirai verrai punito. Allora, qui abbiamo, non lo so, 2 fattori, 2 visioni diverse. Effettivamente sì. Se parliamo delle storie, dei libri, dei cartoni animati, delle serie TV o qualcosa di simile, allora le prime 2 sono perfette. Se invece siamo realisti e facciamo finta che io sono il re e devo dire al principe, a chi cazzo, al cavaliere di salvare mia figlia che sarebbe principessa, allora punterei su questo ovviamente, raga. Se fallirai verrai ucciso anziché punito, ragazzi, perché qui mettiamo in gioco la principessa, mia figlia, no? E quindi io direi di puntare sul realismo, pure se non lo so, ragazzi. Ma poi rileggendo, no? Con quali parole ti viene affidata la missione? Ma io sono un cavaliere, ma mi conviene la strada più semplice. E per questo non voterò se fallirai verrai punito. Perché qui c'è scritto con quali parole ti viene affidata la missione. Io sono il cavaliere, che cazzo, mica io voglio essere ucciso. Quindi pensiamo al meglio, pensiamo floreale. Quindi direi che spero che non mi deluderai. Pure confido in te è la stessa cosa, ma spero non mi deluderai. Più o meno è una via di mezzo. Quindi votiamo questo, andiamo avanti. Prossima domanda. Il re ti propone l'aiuto di un guerriero e di una guida esperta per svolgere la missione. Ma io chi sono? Un guerriero? Un cavaliere? Che cazzo so io? Uno schiavo? Boh, vabbè. Ma comunque, il re ti propone l'aiuto di un guerriero e di una guida esperta per svolgere la missione. E che faccio io? Ovviamente accetto entrambi, raga. Più protezione abbiamo, meglio è. Quindi, seconda domanda facile, e allora, terza domanda, ti viene affidata una spada magica in grado di aiutarti nell'impresa, quali caratteristiche ha? È vecchia ed arrugginita,
Ed immagino sta spada che cosa ha? La polvere? Siccome è vecchia? Boh, vabbè. Comunque, ovviamente no. È una spada dalle sembianze normali. Ecco, già questa è carina. Pure dall'estetica, ragazzi, si vede che quando una spada è buona e quando invece è una spada di merda. È luccicante con decorazioni in oro. No, io ragazzi non punterei su questa perché sì, può essere bella, può essere carina, può essere qualunque cosa, ma se non ha una bella punta affilata non vai da nessuna parte. Quindi ragazzi direi di puntare su questa. Davvero bella precisa, bella luccicante. Altro che questa luccicante, ma dove la vedi luccicante? Meglio questa. Io punterei su questa. Allora, andiamo alla prossima domanda, già la quarta domanda, quindi più o meno a metà del percorso stiamo. E allora, ti incammini verso il territorio nemico in sella al tuo cavallo, quindi sì, siamo dei cavalieri. Come si presenta il paesaggio? E che cazzo ne so come si presenta il paesaggio, raga? E questo è tutto frutto dell'immaginazione. Però, per essere più avventuroso, io sceglierei montagnoso e con boscaglia, perché desertico e con prati e steppe mi sembra più semplice. Boh. Comunque, montagnoso e con boscaglia, vai. Allora, quinta domanda. È arrivato il momento di combattere coraggiosamente i nemici. Ma quanti sono? E qui non lo so. Noi siamo in tre. Una cinquantina mi sembra un po' troppo. Secondo le mie abilità, io non ce la farei con una cinquantina di persone. Io sono un cavaliere, come posso dire? Come posso dire? Cadetto? Inesperto? E una cinquantina di persone con il cazzo che le butto giù. Quindi direi di puntare su, nemmeno sulle poche unità, perché siamo in tre. Poche unità, dai. Una decina. Sempre una via di mezzo. Vai. Perfetto. Domanda 6. La guida ti suggerisce un percorso alternativo, ma tu non sei convinto. Ecco, questa è una brutta cosa. Beh, dipende dagli anni di esperienza della guida. Ovviamente se la guida ha un anno di esperienza, ovviamente non mi fido, ma se ha una ventina, trentina di anni di esperienza, allora sì che mi fido. Questa è una cosa un po' boh, messa così, alla random. Non vedo il motivo di scegliere un'opzione, sinceramente. Perché boh, seguo le sue indicazioni, gli chiedo spiegazioni dettagliate, vado per la mia strada. Ovviamente. Ecco, allora io punterei, siccome non sappiamo gli anni del servizio che la guida offre al suo re, direi di puntare sempre sulla via di mezzo, un po' indecisi. Boh, vabbè, gli chiedo spiegazioni dettagliate. Comunque qui non ci dice niente, sapremo tutto all'ultimo. Quindi procediamo. Settima domanda, dai, ci rimangono altre tre. Dopodiché abbiamo finito. Arrivi finalmente al castello nemico. Come si presenta? Ma che cazzo ne so come si presenta, raga? Ma io che cazzo ne so? Ma io veramente, di piccole dimensioni e senza fossato. No. Ovviamente no, non mi piace, a me piacciono più castelli imponenti, di medie dimensioni con mura e fossato. No, io direi di puntare su questo, è maestoso e ben protetto da mura e fossati. Qui ragazzi è più interessante, ci vuole più ingegno, quindi direi di puntare su questo. Quindi andiamo avanti. Oh, ottava domanda, tutto questo per arrivare alla principessa. Alla figlia del re, insomma. L'ultimo ostacolo prima di arrivare alla principessa. Eccoci qua. Incontri un grosso e potente drago. Questo mi pare di averlo visto su Shrek. Veramente. Tanta roba, quel cartone. Incontri un valoroso guerriero. Oppure in altri film, insomma. Sapete, ormai i draghi sono famosi nei castelli, no? Ormai tutti lo sanno. Comunque, incontri un valoroso guerriero. Beh, pure questo ci sta, però anche no. Comunque molti personaggi, molte immagini da questo test l'hanno ripresi o da Games of Thrones oppure dal Signore degli Anelli. Non so se avete riconosciuto qualcuno, però
Io qualcuno l'ho riconosciuto. Comunque, oppure hai solo una porta da sfondare? Beh, raga, io direi su questo e questo. Pure se un valoroso guerriero, ma alla fine noi siamo in tre. Gli famo una trappola, quello e quell'altro. Questa alla fine, pure se è un valoroso guerriero, in tre, in teoria. Non lo so, l'unione fa la forza? Questo può essere sconfitto, tra virgolette, facilmente? Boh, non lo so. Sto immaginando, perché alla fine questo test è tutto frutto della mia immaginazione. Ma comunque io direi di puntare su uno classico, sul punto classico, ovvero sia, hai solo una porta da sfondare. No, ovviamente scherzo, incontri un grosso e potente drago. Ecco, già questo è interessante. Ok, nona domanda, ovvero sia l'ultima, abbiamo. Quindi mi viene veramente da ridere. Allora, entri finalmente nella prigione della principessa. Nona domanda, ultima domanda, come ti accoglie? Ecco, qui ragazzi, spiazzato, con un ampio sorriso, con parole di ringraziamento, gettandosi fra le tue braccia. E vabbè, qui proprio nelle serie TV maestose, qui dove cazzo siamo finiti? Nei libri? Ovviamente non sarà mai così, non sarà mai così. Siamo realisti adesso, perché basta, mi sono stufato, ho immaginato fin troppo, ma siamo realisti, no? E dai, su, pure se la salvo, però quella dice chi cazzo sei inizialmente quando ti vede. E sicuramente dirà così, ragazzi. Ma comunque, allora, siamo realisti, quindi scegliamo una risposta come tipo. Ma perché non posso scegliere tutte e due? È uguale. Con un ampio sorriso e con parole di ringraziamento. Beh, però. Però. Dobbiamo pensare io quando vado da lei. Cosa pensa di me? Sono un, che ne so, un prigioniero, un, come posso dire? Una guardia del castello oppure pensa che sono il cavaliere del re? Dobbiamo pensare a sta cosa. Cioè, non è chiaro sta domanda di merda così messa pure questa alla random. Però, con parole di ringraziamento, scegliamo questa e via, vaffanculo. Vediamo un po' i miei risultati. I risultati poi di che cosa? Del mio essere eroe? Boh, vediamo. Attenzione. Oh, esito. Determinazione e fiducia. Ok. Comunque, tutti i link qua sotto sponsorizzato sono stati ben tolti da Adblock. Questa non è una pubblicità, ma sinceramente usate Adblock per non avere pubblicità di merda. Quindi, ok, leggiamo la descrizione del mio risultato, determinazione e fiducia. Mostri il giusto equilibrio fra coraggio e razionalità, riuscendo a gestire gli eventi nel modo migliore. Difficilmente rischi di farti prendere dal panico. Hai la giusta sensibilità nel comprendere i sentimenti altrui e le situazioni più delicate. Ovviamente sì, questa frase ci ha azzeccato, effettivamente sì. Senza farti trasportare troppo dall'orgoglio e dal protagonismo. Vero, anche questo vero. Perseguendo i tuoi obiettivi con caparbietà, contenendo al meglio i rischi. Forse non sarai un eroe temerario e spregiudicato. Capace di gesta memorabili, ma il tuo agire responsabile ti consente di essere ben apprezzato dagli altri. Interpretazione. Che cazzo sarebbe questa interpretazione? Non lo so. Però, vabbè. Le parole pronunciate dal re sono quelle che vorresti sentire. Ah, ok, adesso ci fa per esempio una mini interpretazione delle nostre risposte che abbiamo scelto, tra virgolette. Boh, vabbè, ok. Comunque. Le parole pronunciate dal re sono quelle che vorresti sentire e che stimolano il tuo orgoglio. Ovviamente non vorrei mai sentire se mi porti la principessa vivrai o altrimenti no, perché quello veramente sarebbe proprio un omicidio a prescindere.
Ma comunque il rifiuto o l'accettazione di un aiuto è connesso alla fiducia nelle proprie capacità. L'aspetto della spada simboleggia la tua autostima. E vabbè, che vuol dire? Che dovevo scegliere la spada di merda? E che cazzo? Sinceramente no, non ci faccio niente con quella spada. Anzi, che cazzo le faccio con quella spada che non riesco tra un po' a infilzare siccome era arrugginita? Le carezze? Boh, vabbè. Comunque, le difficoltà affrontate lungo il percorso, paesaggio e nemici rappresentano la fiducia che riponi nelle tue abilità. Insomma, sempre fiducia, orgoglio, robe, essere sicuri di sé. Sempre le stesse cazzate che dicono su questi test. Alla fine non cambia mai un cazzo, ragazzi. Sempre le stesse cose. Ma comunque, quante volte lo sto dicendo? Ma comunque. Rappresentano la fiducia che riponi nelle tue abilità e l'orgoglio per il tuo cammino essenziale. L'aspetto del castello identifica le tue ambizioni. L'ultimo ostacolo fornisce la rappresentazione irrazionale degli imprevisti e la determinazione nel risolverli. Ok. Infine, la reazione della principessa al momento del salvataggio è collegata agli aspetti comportamentali che apprezzi nel sesso opposto. Basta, non ce la faccio più, vorrei respirare. Ok, dopo aver letto questa descrizione, si può vedere qualcosa dei risultati delle altre persone? Boh, vediamo un po' se si possono vedere. Ah, eccoli qua. Carino questo risultato popolare. Comunque, abbiamo il 31% con indecisione e fatalismo. Poi, determinazione e fiducia, il mio risultato con il 33%, cioè una via di mezzo. E alla fine c'è il grande salto, ovvero l'orgoglio e autostima. Ovviamente le persone hanno scelto tutte strade difficili, ovviamente ti viene fuori questo risultato. Però ragazzi, nella media io le risposte non le ho buttate lì alla random, quindi ho puntato più su risposte mie realiste, più o meno stiamo lì. Ma comunque a me questo risultato va più che bene e direi che questo video su questo test, il grande ritorno, può finire così. Ebbene ragazzi, questo video su questo test dell'eroe, del cavaliere, non so, vabbè, comunque dell'eroe può finire così, spero vi sia piaciuto, lasciate like se per questo finalmente siamo ritornati in un altro test assurdo, incredibile, fantastico, divertente, emozionante. Ok, adesso basta con gli aggettivi. Comunque spero che vi sia piaciuto, questo è importante per me. Chi non è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando, i social li trovate qua sotto in descrizione, andatemi a seguire anche lì se volete, Instagram lollo0thebest e Telegram @lollo02thebest. E ragazzi vi saluto, vi ringrazio di seguire tutto questo video e ciao!